Eccoci qui, quarto set, 25-22, 18-25, 25-27, una bellissima Fortitudo Città di Rieti. Che però ha dovuto cedere al strapotere fisico della... E la palla è dentro, al limite proprio delle linee, della linea di fondo che delimita il rettangolo di gioco nei suoi 9 metri di lunghezza. Però quello che non accetto, mi dispiace, io non accetto le critiche. Se l'arbitro ha deciso così, basta. È ora di finirla con queste critiche. Poi dopo potrà essere giusto, potrà essere sbagliato, ma insomma... Abbiamo avuto, Sandro, ad onor del vero, abbiamo avuto il conforto del replay per quanto riguarda... Sì. La palla contestata nel set... Probabilmente set. Era dentro. Era dentro la palla, nettamente, quindi bisogna accettare... Essere anche obiettivi, seconda linea della... L'arbitro ha avuto ragione, era la ragione. E c'è un conflitto di tecnico, di comunicazione, anche tattico, tra la palleggiatrice e la centrale chiamata. Sì, è una veloce. Veloce. Che poi è una veloce. Non era si sono più, capite, era probabilmente. Più una palla che andava sulla palla tesa che non sulla veloce. E non si sono capite. Ci può stare nell'arco di 4 set sbagliare qualche palla, dai. Muro completamente saltato a vuoto da parte della Iosco e della De Santis, questa volta va detto, che permette alle ospiti di portarsi, conseguire il primo punto di una di questo squadra costruita per ben figurare in campionato. Ed un'altra, che qualunque elemento prendi della panchina è capace di fare la differenza. In questo caso stiamo parlando di Michela Piastra, subentrata alla Bicchi, che sta facendo benissimo. E la stessa adesso Kotlar, che raccoglie l'ennesimo punto personale. Tu sei al di là adesso dell'infortunio della Gaschetto. Sì, che è un infortunio di estrema gravità, perché è una buonissima bocca da fuori. Non hai un cambio per poter far respirare l'eventuale titolare. Che tra l'altra cosa si sta comportando benissimo. Strenua, peccato, sfortuna, anche la dea bendata. Non ci si mette a favorire la risalita delle formazioni reatina, per cui si viaggia adesso sul primo vantaggio di questo quarto set delle orvietane. Siamo quindi sul 2-3 di battuta 2-3, ricezione questa volta una delle poche ricezioni sbagliate della San Martino, che si rammarica per l'accaduto in quanto è uno dei suoi fondamentali prediletti. Sì, e Diletta, a proposito di prediletti, è inquadrata in questo momento Diletta Lunardi, stiamo parlando di lei. Difficoltà ancora ricettive, bravissima, molto brava la Iosco, che quando si tratta di ricevere una palla ben alta riesce a governare bene il colpo d'attacco. Viceversa, quando la palla non è troppo spinta, non è troppo tesa, trova delle difficoltà nel mettere la palla a terra. Questo abbiamo notato per quanto riguarda le azioni d'attacco della Iosco. Stessa difficoltà ricettiva, la palla è out, l'arbitro in difficoltà, chiede il conforto, no. Dobbiamo dire che l'arbitro, essendo in difficoltà, ha chiesto, dice: sono lì l'arbitro, mi trovo qui e decido io, ma probabilmente o è dotato di ipovisione l'arbitro, oppure giustamente ha visto bene, perché effettivamente si trova lì. A me sembrava la palla fuori. Non ha fischiato la palla fuori, ha fischiato invasione aerea dal gesto. Però diceva: ero qui, nel senso che ha visto l'invasione, perché si parlava, cioè il punto di contesa, l'elemento di contestazione era la palla, se fosse uscita o meno. Ma lui ha fischiato prima che la palla uscisse. Sicuro? Ok. Quella è fallo di invasione a rete, ragazzi. Va bene. Proseguiamo, adesso c'è un prima, errore madornale. Prima il fallo a rete, invasione piuttosto che la palla. E poi invasione a rete, invasione aerea. Per è aerea, nemmeno corre. Viene prima il fallo invasione aerea e poi l'eventuale palla dentro o fuori. Purtroppo okay, benissimo. Si fischia sempre il primo pallo. Battuta al salto, molto ben registrata. Attacco un po' arretrato. La palla è stata, va detto che è stata alzata non bene della Miotti, a beneficio della Brignole, che non poteva far altro che inerpicarsi per raccogliere questa palla e metterla out. 4-7, si comincia a delineare un po' quello che è
la differenza delle due squadre. Ecco la palla ancora una volta, 4-8. Time out tecnico, 4-8. Le ragazze hanno fatto sinora benissimo, ma probabilmente adesso stanno accusando un po' quelli che sono i differenziali valori, i valori tecnici e soprattutto la stanchezza che comincia a farsi sentire per quanto riguarda la compagine Reatina Sandro, che ha dovuto prima recuperare 7 punti di divario per poi cercare di chiudere a proprio beneficio il terzo parziale. Non vi è riuscita, ha accusato il colpo e adesso sta per la rabbia di Mezzetti, che vogliamo, di Alessandro Mezzetti, che chiede, non so cosa possa chiedere, forse è arrabbiato dal punto di vista emotivo, perché poi le ragazze hanno dato veramente tantissimo e probabilmente le loro risorse si sono consumate nella terza frazione di gioco. Io tornano in campo i due sestieri. Non so cosa poteva chiedere Mezzetti, però purtroppo dall'inizio della partita sono sempre quelle le giocatrici in campo. Si stanno veramente indaffarando. Cioè, a differenza dei cambi, dandola di fare qua, in maniera di cambi soverchia. Qua sono entrate 9 giocatrici. Tu hai a disposizione sempre 6 giocatrici. Non puoi. Anzi, stanno facendo veramente una partita egregia questa contro ragazza. Contro una squadra costruita per salire di categoria. Stiamo parlando della salita in Serie A2. Sì, ma comunque di Virgilio in sicurezza. Una squadra Miotti, Brignole, niente, non ha molto investito durante l'estate, ragazzi, quindi. E adesso però c'è un errore clamoroso di piazzamento della Di Virgilio, che ha dovuto fare due passi in avanti quando per recuperare questa palla, non troppo reattiva da Virgilio, ma lasciata un po'. Pronto, sta attaccando di seconda linea, la telefonata. La telefonata. Lì devi partire in netto anticipo per cercare di fronteggiare la palla nemmeno troppo insidiosa mandata dall'altra parte del campo dalla schiacciatrice avversaria. E c'è una buonissima adesso veloce al centro. Della formazione ratina che cerca di ricucire il margine, il gap di svantaggio che finora la vede soccombere per 5 punti a 9. Buonissima la battuta della sempre molto, ma molto brava la Mazzini. Non si recupera questa palla, purtroppo. Non si recupera questa palla e si va verso, è doppiata adesso la formazione ratina, 10 a 5. È questo l'impietoso score del tabellone qui del Palazzetto dello Sport di Rieti, il Palacordoni, da dove vi stiamo trasmettendo le telecamere di VolleyLife.tv. Vi stanno trasmettendo l'intero incontro tra la formazione di casa del Fortitudo Volley Città di Rieti e la formazione ospite del dello Zambelli. Palla fuori, 6-10, non muoiono le possibilità di rimonta grazie a questo errore in battuta cagionato da una componente della formazione umbra. Non rischia la Brignole, anzi mette un po' in difficoltà la gestione avversaria per il muro passivo della formazione ratina. Adesso cerca di chiudere di prima intenzione, di seconda intenzione la formazione ratina, che sfrutta adesso un errore di difesa della numero 1 da Fastellini, che non può far altro che consegnare il punto del meno 3. Sandro, ancora residue speranze che però vengono un po' vanificate dall'errore in battuta che senz'altro non ci voleva proprio in questo momento. Che cosa mi fai notare, Sandro? Niente di particolare, 7-11. Mi stanno dicendo che fuori sta diluviando. Ah, quindi ti interessi delle condizioni meteorologiche, visto che l'Italia è sott'acqua, iniziamo a preoccuparci, visto che siamo proprio nelle vicinanze del velino. Ma hai visto la numero 3, ecco, Tiberi, che cambio di mano a volo che ha fatto, ragazzi. Io sto pensando all'acqua, sto pensando al velino, ma non però ai cambi di mano e di soluzione rapidissima. Ha visto che la palla non andava bene, che era corta, ha cambiato subito soluzione tecnica, raccogliendo il 12° punto per sé e per le proprie compagne di squadra.
non buona adesso la ricezione compensata dalla Miotti, che non riesce però a mettere la palla a terra, muro passivo della formazione Latina che può contrattaccare con la 4 Sammartino. Sammartino che non chiude seconda e linea. C'è bravissima la numero 13 Piastra, no, è la Ubertini, comunque sempre Ubertini, la 15 Ubertini, che si sta comportando davvero in maniera egregia. 7-13 e timeout. Mi sembra che la situazione di distribuzione dello score, dei punti delle Umbre sia molto molto ben distribuita, appunto. Dove? La situazione punti. In ci quale sono squadra? Della formazione Umbra, dicevo. Formazione Umbra. Quanti? Sì. Vedo che sono molto allineati gli score. Era il famoso discorso che ti dicevo prima. Perché chiunque. 9 giocatrici in campo, compreso il libero. E andiamo a contare i punti: 4 per la Biccheri, 1 per la Pastellini, 15 per la Kotlar, 8 per la Piastra, la Mazzini un punto, la Rossini altri 14 punti, la Tiberi 2, 4, 6, 9 punti. Adesso c'è l'errore in battuta della giocatrice Baglia numero 15, la Ubertini, che la San Martino aveva ampiamente battezzato fuori, e la 13 stessa punti San per la Ubertini, che in vogliamo in casa Radina 1. Comunque 8-13, San Martino sul punto di battuta, sceglie come al solito la sua consueta battuta al salto che mette in difficoltà e non meno troppo la formazione Umbra. Può contrattaccare adesso la Miotti, che serve la Iosco, che tocca però il nastro, che non avvantaggia la possibilità di riuscita del suo colpo. Miotti ancora, Iosco da seconda linea, posso appoggiare con un colpo esterno ad effetto. Brignole, bravissima Sammartino, davvero imponente la seconda linea. Secondo me la Sammartino sta facendo una partita sontuosa, sia sotto il profilo del dispendio delle energie, quindi della passione che mette in campo, che dal punto di vista tecnico è una di quelle che sta giocando molto molto bene e in maniera molto costante. Adesso vediamo che l'allenatrice Daniela Monteriù, non so che cosa stava spiegando alla palleggiatrice, stava chiedendo forse di andare di spingere palla in posto. Vediamo questo attacco importantissimo, Sandro Brignole, e c'è il punto della Brignole, che dalla seconda linea sfrutta una mancata copertura centrale delle avversarie e può 14 punti per la Brignole, 14 punti per la Brignole, interessare, è una tra le migliori. 13-10 lo score. Eravamo sotto, 13 per si era la Iosco, sotto di 13 7 punti, per la Iosco. Meno 3. Sicurezza ricettiva questa volta per le Umbre, che grandissima Sammartino. No, ripeto, le mie impressioni. Bravissima adesso la Di Virgilio, che però non può difendere. Sfortunatissima, non avvantaggiata dalla rete, che invece di permettere un contrattacco era una cannonata da parte della Tiberi, difesa benissimo dalla Di Virgilio. Era quel famoso discorso che dicevo all'inizio, bastano due ritocchini leggeri, questa squadra può fare. Sono vedi completamente d'accordo con la tua difesa, affermazione, bella, poi dopo ci può essere pure un errore di ricezione, mica sono un errore, ci può stare veloce anche, probabilmente al centro, no, chiama in causa la Diosco, che non chiude il suo martello d'attacco. Muro passivo, Miotti, Lunardi, non si chiude Iosco, palla un po' bassa, non la puoi chiudere, ma invece cerca una zona di campo dove non c'è nessuna delle avversarie. Molto brava e sapiente questa volta la Iosco, Sandro, molto molto bravo. No, sta facendo una buona partita. Secondo me stanno giocando un... adesso c'è la Cammisa. No? Sì, la Cammisa. Viene chiamata in campo la Cammisa per una ricezione. Sappiamo essere molto dotata sotto questo profilo, Sandro. Non lo so, adesso vediamo. Vediamo messa questa è la prova del fuoco. Contro Lunardi, mette la palla sul nastro, il quale nastro non permette la palla di passare dall'altra parte del campo, 11 a 15. E cagiona il quindicesimo punto
a favore delle orvietane, pronte al servizio con la numero 3 Tiberi, la quale molto lontana dalla linea che delimita la parte del campo in lunghezza, molto concentrata sul punto di battuta. Vediamo quale opzione di servizio sceglierà, la più brutta delle, tra le opzioni che avrebbe potuto scegliere. Eccoci qui con la Miotti che va in battuta sul punteggio di 12-15. La ricezione non perfetta della Zambelli, Orvieto, Katia Miotti, palla in due per la Migliore. E siamo 13-15. Da il 6, dal meno 6 siamo al meno 2. Ecco qui la Fastellini ancora in battuta, l'altro numero 1, Katia Miotti. Al servizio. Al servizio per la Fortitudo Città di Rieti, Ubertini. La palla di Ubertini passa in maniera inesorabile, portando le due squadre sul secondo timeout tecnico, che permette alle ospiti di avere ben 3 punti di vantaggio. Musica a tutto spiano qui al Palazzetto dello Sport Palacordone di Rieti. È una musica, una bella partita di pallavolo. Io mi sto divertendo molto, con qualche rammarico però per quanto riguarda le sorti di questo match per la formazione di Latina Sandro. Ma noi dobbiamo essere al di sopra delle parti, ci sono stati dei momenti dove poteva chiudere il Città di Rieti, non lo ha fatto, l'ha fatto la Zambelli Oviedo. Onore e merito alle ragazze di Oviedo che stanno giocando una bella partita. Qualche errore da ambo le parti, sia in fase di difesa che in fase di ricezione. Siamo alla quinta giornata di campionato, è un campionato dove si giocano 26 giornate, è un campionato dove dopo la prima fase bisogna andare a cercarsi, se ci entri, la seconda, anche la terza e anche la quarta fase con i playoff. Sicuramente gli allenatori e i preparatori hanno impostato la preparazione, la parte fisica delle ragazze per il prosieguo del campionato. Infatti, perché sennò qui arrivi a maggio che sei stracotto sotto il sole come la pizza sotto la pietra. Benissimo, e dopo questa immagine davvero rappresentativa e metaforica del nostro Sandro Ferretti, torniamo sul campo. È sempre materiale da mangiare. Da mangiare, comunque, che a te è molto propizio. Comunque, sì, anche se non digerisco più la pizza, però va bene uguale. Ma per ragioni di reflusso gastroesofageo, diciamo a tutti la patologia della quale soffri. Scherzo, Sandro, torniamo sul parquet, e purtroppo il parquet ci dice che, per la formazione di casa, che da il nastro benedice la battuta della numero 13, Piastra. Ci sta impiastrando letteralmente. Io conosco Michela Piastra da tanti anni, però il suo ingresso a sostituire la Biccheri ha fatto la differenza. Entrata molto sapiente la scelta di Iannuzzi da questo punto di vista. Nel terzo set ci ha dato 9 punti, a riuscire a realizzare 9 punti. Non avendo ci manca l'aiuto dell'amico Giustino Tiberti vediamo che all'atere della nostra postazione commenta in maniera molto chirurgica. Adesso c'è una possibilità di difesa della formazione latina per il contrattacco della formazione ospite, che chiude. No, bravissima di Virgilio, strenua la sua difesa, bravissima la prima intenzione della palleggiatrice Mazzini che ha scelto il colpo più propizio in questo momento, in fase di regia, presentazione di set, ha detto Andrea Rieti per iniziare un cammino diverso nel nostro campo, anche perché venivano da due sconfitte consecutivi disutili, come si dice, non utili, e anche perché, ripeto, questo è un campionato dove le prime posizioni sono molto molto strette, cioè la differenza è poca. Vediamo questo attacco, Iosco out, e probabilmente con questo out muoiono le speranze della formazione di casa. Il nostro amico Giustino Tiberti ci saluta, Giustino Tiberti, alla prossima che tante gara. Volte è stato prezioso per quanto riguarda
il raccogliere notizie. Gli questa amici volta di Città Ducale sono sempre i benvenuti. Ricordiamo che con le nostre telecamere saremo a breve sul campo del Pala Santa Rufina per registrare. Ancora out, Sandro. Brignole. Sì, Brignole. Brignole out per il massimo vantaggio per quanto riguarda questo quarto parziale di gioco, che conduce all'ennesimo time out. E probabilmente con questo punto mancato, o meglio con questo colpo sbagliato della Brignole, finiscono anche le residue strenue speranze della compagine. Vediamo che la San Martano sta abbandonando il terreno di gioco con il medico, probabilmente ha ricevuto un colpo, non so, in faccia, non so, comunque ha abbandonato essendo stata accompagnata. Vediamo adesso tutto il settore sanitario, quindi anche la San Martano, anche non la può, fisioterapista non può essere in settimana, le cose parte non di questo finale. Andate bene in casa Città di Rieti, qualche leggero infortunio poi recuperato. Purtroppo è stata una settimana di falcidi, di tremenda, partendo dal tecnico, se vogliamo. Iosco, bravissima, colpo esterno, con la parte esterna della mano che va a cogliere la parte terminale del destra del rettangolo di gioco per consegnare il 14° punto alla formazione di casa. Non so, sento un po' di freddo io a questo punto della serata qui alla Pallacordoni. Quindi non vorrei, digressione termica da parte del nostro Sandro Ferretti. Non vorrei che il problema fosse sentito anche dalle ragazze in campo. Punto ancora della Ubertini. Anche in passato si il passa dal caldo torrido di San Michele. Di San Michele. La prima giornata di campionato al freddo del. Durante il quale match le ragazze si sono lamentate dell'eccessiva, quindi dell'ipertermia, dell'eccessivo calore dell'impianto di gioco fiorentino. Invece qui probabilmente c'è un problema di, se non di isotermia, di ipotermia. Buonissima la schiacciata della seconda linea in pipe. Anche perché qui siamo a ridosso del terminillo, del velino, il quale velino speriamo ci tratti bene per quanto riguarda questa ondata di pioggia, ma si tratta bene con questa schiacciata. La camisa, Sandro, la camisa che raccoglie il suo primo punto personale. Mi stai prendendo in giro dall'inizio del campionato. In che senso, con Sandro? La camisa, perché la pronunci perché scandendola in tutte le sue lettere che costruiscono il suo nome. Anche perché poi dopo magari con il tempo mi abituo al suo nome. La palla è in, decisamente. Va a morire sull'incrocio delle. Ah no, è stata toccata anche, quindi la palla era dentro. In più era stata toccata, quindi gioco forza, il punto era consegnabile necessariamente la formazione di ospite che si porta a 3 punti dalla conquista dell'intero match. Con l'Italia sott'acqua speriamo di salvarci. Non è una retorica. Lunardi non chiude il colpo centrale per il pronto contrattacco. Pipe, bellissima, però non è aiutata dal nastro. La Ubertini. Palla ancora per la Mazzini e questa volta Lunardi si riscatta andando a chiudere. Allora sul centro siamo, penso, la Fortuna Cittadina sia una tra le migliori squadre dell'intero campionato. Ha due belle giocatrici. Andiamo a ricordare le centrali, Sandro. De Santis e Lunardi, giocatrici molto esperte, molto dotate sotto il profilo del timing e tecnicamente, che sicuramente in questo, nella B1 la dicono bene la loro. Giocatrici molto brave. Camisa, niente, non passa. Questa volta è la volta della Brignole, che non aiutata ancora una volta dal nastro, che diventa un po' il suo punto debole. Fastellini. Camisa, bravissima. E probabilmente la camisa che vediamo tra l'altro è molto carica, Sandro. Avrebbe dovuto trovare il proprio ingresso in tempi precedenti, però ex post si parla molto facilmente. La direzione della Ponteriu è stata davvero impeccabile. Stiamo comunque parlando di una ragazza
del 95. Quindi 19 primavere. Molto giovane. Molto giovane. Out. Attenzione, 18-22. Non è morta la Fortitudo Città di Rieti, che è passata dal meno 9 al meno 4. Sembrava tutto morto, sembrava tutto già consegnato ai referti arbitrali. No, e ma soprattutto questo è il carattere che mi piace. E tieni presente che senza la San Martano, senza la Caschetto, non lo so. Secondo me le ragazze del presidente Pietraforte hanno giocato benissimo. Hanno un'altra bellezza tipica di Rieti. Sì. Sara Loretti, che salutiamo con piacere. Ex giocatrice? No, attuale giocatrice. Attuale giocatrice. Già la davo per ex. A vedere la partita della Fortitudo. Con chi milita Sandro attualmente? No, non me lo ricordo con chi milita. Però gioca, sei sicuro che gioca? Sono e che canta soprattutto. No, dai, volevo prenderti un po' in giro. Gioca con quattro strade, ci conforta il dai. Nostro preparatissimo Claudio Biscetti. Ma che sì, sa tutto. Me lo ricordo anch'io. Era per. Hai scherzato, brutto fanfarone, che altro non sei, Sandro. Sì, ho voluto scherzare un po'. Sei un guascone. La conosco da tanti anni e quindi mi posso permettere di prenderla anche un po' in giro. Io gli dico sempre: quando è che appendi le scarpette al chiodo? Mi ha detto sempre il prossimo anno, Ancora una volta la Lunardi non le vuole sapere di concedere il punto della staffa alle avversarie. Sono passati tanti, però sta sempre in Serie D. Un punto di forza della formazione del volley. Ha deciso di calcare le scene di quel tipo di categoria. Sì. Buonissima la battuta della Cammisa, ma altrettanto buona è la chiusura al centro in primo tempo della Tiberi. Molto palla, brava. Comunque volevo tessere le lodi della palleggiatrice della formazione avversaria, la Mazzini, che è stata davvero chirurgica nelle proprie scelte tattiche. Primo match ball, Sandro, che osserviamo ball. E il primo French ball che va subito a no, battezza male la palla numero 15, la Ubertini, che non si accorge che la palla era in e dà ancora fiato alle trombe della formazione di casa. Quindi c'è un clima comunque disteso in panchina con Mezzetti. Ah, sì, 20-24, che scherza la Di Virgilio. Non hai prese. Vediamo un po' se chiude il punto. E chiude. Intanto zitta la formazione della Fortitudo Città di Rieti conquista il suo 21° punto e nemmeno in questo parziale sta demeritando. Seconda palla, match ball annullato. Secondo annullato. Sul terzo. E non dimenticare il 7 che è terminato 25-27. Che quello ha marcato la differenza, Sandro. Ancora una volta un muro passivo. Questa volta il muro della De Santis. Chiude le sorti del match sul 25-21.